Io sono in una terra insomma, cara, perché appunto Carmelo era pugliese e viveva in un luogo bellissimo quando tornava in Puglia e ho conosciuto anche la sua casa sul mare a Otranto, oltre a quella romana, e ho avuto un incontro di studio molto prolungato con lui, quasi 2 anni. A un certo punto del mio percorso, quando per fortuna avevo già una formazione abbastanza robusta da un punto di vista tecnico e anche espressivo, e quindi non ero completamente disarmata nell'incontro con lui. Dico Potrebbe questo, essere. no, lo dico come premessa perché era un artista feroce, feroce, assoluto, prendere o lasciare, nel senso che ci sono. Io non so adesso, temo che non sia più così conosciuto il suo lavoro come lo era anche soltanto 10 anni fa, e questo mi dispiace molto perché sicuramente lui è un autore e artista del Novecento e si inquadra in questo grande secolo di ricerca e di esplosione di linguaggi, però come lui rivendicava, credo che rimanga un classico, perché la sua storia artistica si riaggancia alle tradizioni più antiche del teatro italiano. Il suo lavoro sulla vocalità, il suo lavoro musicale unico nel panorama non solo italiano, ma anche europeo, è un lavoro che insomma rimarrà. E io ho avuto la fortuna di incontrarlo a Roma. In un'occasione un'amica mi ha detto di andare a vedere che cosa stava cercando, perché non sentiva bene cosa stesse cercando in questo piccolo teatro dietro casa sua a Roma, l'Anfitrione, mi sembra, in cui lui andava praticamente in ciabatte. E quella è stata l'occasione, lui stava provando la Delchi, stava mettendo alla prova schiere di persone e di attrici, e quella è stata l'occasione. Io avevo molta paura e non mi esibivo come lui, è stato lui a chiedermi di esibirmi. E invece è stato appunto l'incontro, e credo che l'incontro sia avvenuto proprio perché gli ho raccontato che la mia formazione era musicale, e questo lo ha sicuramente affascinato proprio perché era una creatura musicale. Dal libro si intuisce che l'incontro con Carmelo, diciamo il periodo con cui è stato Carmelo bene, non è stato sempre rose e fiori, mi sembra di capire. Puoi Non è raccontare, c'è possibile, qualche, no, cioè, qualche non si può dire, non si episodio può che vuoi dare. raccontare? Sì, io devo dire che ho fatto molta fatica a parlare di lui quando lui se n'è andato. Perché quando le personalità sono così vicine, in un certo senso, al cuore, alle emozioni, c'è una fatica nel raccontarle, anche perché sì, gli episodi e gli aneddoti su Carmelo Bene si sprecano, e sono anche molto divertenti. Io devo dire che sì, è stato un lavoro artigianale, molto duro, molto faticoso e impervio, perché lui esigeva non il massimo, l'impossibile sempre, ma cominciava da se stesso, nel senso che lui chiedeva l'impossibile anche a se stesso, e quindi era estremamente coerente. Io in verità non lo conoscevo così bene come tanti altri della mia generazione che sapevano a memoria i suoi spettacoli e lo imitavano, perché poi era facilmente imitabile la vocalità di Carmelo Bene e i suoi modi. Non lo conoscevo così bene e credo che questo sia stato un vantaggio, perché mi sono avvicinata anche spudoratamente a lui. E lui era un essere curioso. Affascinato sicuramente dal femminile, ma ecco, in questo ho avuto una grande fortuna perché era già in un momento della sua vita in cui, diciamo, quei fasti erano alle spalle, quindi io ho goduto
della sua ricerca artistica al 100% goduto, insomma, sudato, perché sono state ore e ore, giorni, settimane al microfono, che è il suo strumento musicale, a lavorare sui testi poetici su cui lui ha sempre lavorato, che poi erano quelli, erano Leopardi, erano Campana, erano Madelchi, Dante.